Greensleeves è probabilmente uno dei brani più antichi della cultura occidentale. La sua origine risalgono al 1360. Nel XIV secolo le dame inglesi indossavano completi con lunghe maniche, sleeves, e cantavano questa canzone, le cui parole raccontano il lamento dell'uomo amato e il crudele trattamento inflittogli dalla donna amata. Al tempo di Shakespeare, questa canzone era già divenuta un classico, e fu da lui usata in due delle sue opere. Questo arrangiamento per banda ci viene offerto da Alfred Reed, compositore, arrangiatore e direttore. Reed è stato il primo direttore straniero ad essere invitato a dirigere e registrare con la famosa Tokyo Kōsei Wind Orchestra. A voi, in Greensleeves di Alfred Reed, la banda musicale di Saar. Thank you.
Planets, I pianeti, è una suite per grande orchestra in 7 movimenti, scritta dal compositore inglese Gustav Holst fra il 1914 e il 1916. Il brano che viene presentato è Mars, il primo dei 7 movimenti della suite. Ispirato al carattere battagliero e implacabile del dio della mitologia greca e romana che dà il nome al pianeta. È un brano imponente e impressionante, dall'opprimente ritmo di 5/4, che nel finale cambia in 5/5 e in 3/4, e dalle forti dissonanze. È il brano più famoso, citato e imitato di Holst. Di Gustav Holst, Mars. Thank you.
prima di presentare il quarto e ultimo brano presentato dal Coro Philharmonique La Musique, vorrei solo ricordare che tra l'esibizione di una banda e l'altra ci sarà un attimino di tempo durante il quale le bande appunto una uscirà e l'altra prenderà posto, quindi se potete solo poi pazientare quei 10 minuti, ecco. Allora, arrangiato dall'abile Donald Furlano, che ha studiato tecniche di arrangiamento moderno, Samhain rappresenta l'antico Capodanno celtico, festeggiato nella notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre. Alla vigilia della festa, tutti i fuochi delle case venivano spenti e la gente si raccoglieva sulla cima delle colline, dove veniva preparato un grande falò. E allo scoccare della mezzanotte, la gente danzava attorno al sacro fuoco, pronunciando formule magiche. Vivi e morti potevano dunque passare dall'uno all'altro dei due regni, ed il fuoco di Samhain era la guida per le anime perdute. Samhain by Donald Furlano. A voi l'ultimo pezzo del Coro Philharmonique La Musique di Sarre, diretta da Claudio Ratti. Grazie mille.